Buonasera e bentornati a Fuoco incrociato. Antivigilia di Natale, non potevo che pensare a una trasmissione un po' diversa. Vi propongo contributi che abbiamo realizzato fuori da questo studio, contributi diversi e davvero per entrare già o per non rovinare l'atmosfera del Natale che già sicuramente nelle vostre case da qualche giorno ormai ha preso eh, chiaramente il predominio come giusto che sia. Allora questa mattina a margine della conferenza stampa che ha tenuto in Curia proprio per il suo messaggio di Natale. Ho fatto una chiacchierata un po' più lunga, approfondita con l'arcivescovo della diocesi di Campobasso, Giancarlo Bregantini. Naturalmente eh, il ragionamento prende eh, lo spunto dalle condizioni di partenza del Molise, come lo vede Bregantini dal suo osservatorio, ma chiaramente poi abbiamo toccato temi principali, quelli di cui ci occupiamo. Quotidianamente anche qui a Teleregione, e quindi la sanità, ma anche eh, il Vescovo è tornato sulla vicenda del latte straniero che anche eh, alcuni caseifici molisani. Eh, numerosi per la verità secondo la lista letta poi da Report in Studio utilizzano per i loro prodotti. Un problema di chiarezza e di trasparenza, un problema l'Arcivescolo ha messo questo in evidenza già nella conferenza stampa, però anche di tutela delle nostre produzioni, dei nostri allevatori, tutela insomma, eh, di chi eh, garantisce e lavora per garantire la qualità dei propri prodotti. In definitiva, un Molise che comunque è ancora sofferente, povero, che si è impoverito, dice Bregantini, ma che ha eh, anche mh, punti importanti di speranza per guardare al futuro. In particolare, lui parla in questa nostra intervista mh, dei giovani. E poi, naturalmente, il messaggio di Natale per i molisani comuni, potremmo dire tra virgolette, e per la politica. Che a suo parere cerca di dare risposte, ma mh, al netto di questioni che sono molto complesse, non sempre ci riesce. Quindi, più concretezza chiede la Chiesa locale alle istituzioni. Ascoltiamo intanto allora questa intervista mh, che ho realizzato stamane, come vi dicevo, con l'arcivescovo di Campobasso eh, Giancarlo Bregantini. Poi vi darò spunti e contributi diversi, davvero più allegri e gioiosi per entrare davvero nelle ore del Natale 2019. Intanto ascoltiamo Brigantini. Padre Giancarlo, che Molise arriva a questo Natale 2020? Lei da questo suo osservatorio come lo, come lo legge? Un Molise più fermo o più proiettato verso la speranza? Ma eh, non è un momento felice per il Molise perché vediamo le realtà si diventano più complicate, complesse. Uno degli elementi più difficili è proprio la fatica a capire quello che sta avvenendo. <coughs> la realtà è spesso così complessa, come per esempio la sanità, che il comune cittadino, ma anche noi, stentiamo a capire che cosa sta avvenendo e perché avviene. Per cui abbiamo bisogno veramente di pensare, di far riflettere, di capire e di non vivere passivamente. E noi pensiamo che il modo migliore sia quello di informare e di formare. Ecco perché abbiamo creduto anche nella nascita, rinascita di questo strumento diocesano. Intravedere, che vuole appunto formare e informare insieme. Questo mi pare il Molise, un Molise che cerca di capire. Ma non, non, al Molise non vengono sempre dati gli strumenti per capire, secondo lei? La perdita dei giornali, che da cartacei erano sei una volta, sono diventati uno solo pur nella sviluppo, direi, vivace e intelligente e acuto dell'aspetto online, che comunque è apprezzabilissimo, non ci ha aiutato. E anche noi come diocesi con rammarico notiamo la chiusura voluta e imposta di Molise Insieme. Perché non basta l'informazione? Perché spesso non è... Adeguatamente espressa con chiarezza. A che punto siamo è il punto difficile che noi ci chiediamo. Siamo tutti un po' incerti su quello che è avvenuto, su quello che dobbiamo fare, su quelle che speranze ci sono, che margini ci sono. Ecco, queste incertezze, tra l'altro, sono poi poco coltivate. Cioè il bisogno di certezza è poco coltivato dalla realtà sociale e politica. No? Per cui veramente sempre più sarebbe bello che anche le realtà istituzionali avessero un elemento anche cartaceo di dire questa è la nostra scelta sulla linea della sanità, questa sull'agricoltura, questa è sulla questione del latte queste sui trasporti queste sulle strade ecco un bollettino ufficiale non quello zeppo di dati che va bene per la Banca d'Italia ma uno popolare che spiegasse alla gente che facesse capire che fosse diffuso ovviamente in maniera gratuita o un costo da 0,50 al massimo per farlo un po' apprezzare da mettere un po' nei luoghi di vita, delle scuole, nelle chiese, nelle parrocchie, dove poter far capire con una realtà mensile che non incide su quello che voi già fate egregiamente, perché siete rimasti gli ultimi e gli unici, e non mollate, mi raccomando. Però anche qui capite che più si informa, più la gente cresce, più la gente prende coraggio, più la gente trova energie e forze vitali per guardare con speranza il nostro momento, per poterlo capire e cambiare. Abbiamo parlato della sanità, un momento particolarmente delicato perché al netto delle polemiche istituzionali fra i vertici delle istituzioni, presidenze, presidente della regione, commissario, chi debba esserlo, ad ogni modo noi ci misuriamo con un documento di programmazione che ancora non è stato approvato e varato, ma che tuttavia ci consegna la sensazione di un ulteriore arretramento dell'offerta dell eh, di assistenza, eh, non solo quella ospedaliera, che forse è giusto che arretri rispetto alle esigenze territoriali, e però la rete, sulla rete territoriale non abbiamo idea di come verranno migliorati quei servizi. E questa è una domanda a cui il Molise sembra non saper rispondere, non nel modo giusto. Lei cosa ne pensa? Penso che sia verissimo quello che lei ha detto, corretto anche l'analisi che ha fatto. Siamo veramente davanti a situazioni dove la sanità ci mette un po' di preoccupazione, anzi tanta preoccupazione. La realtà ospedaliera è un livello, e lei ha detto giustamente, vanno calibrate le forze e i costi, perché giustamente è il settore che più esige. La, la, la realtà locale, i, i, i consultori, i luoghi di cura immediata, che non sia tutto solo pronto soccorso, il medico di base, la realtà delle analisi, ecco. Tante cose insieme andrebbero meglio, secondo me, io userei la parola coordinati, senza privatismi eccessivi che riemergono, che diventano poi lotta uno contro l'altro, ma dentro un piano strategico poter dire questo ospedale cura più questa patologia, questo qui, quell'altra, quindi diversificare le offerte sarebbe la prima cosa, anche a livello di ospedaliere. Poi le realtà cliniche, le realtà di analisi, le realtà di assistenza con i medici. Ecco, noi chiediamo chiarezza e coordinazione. Chiarezza alla politica, coordinazione a un piano strategico regionale attuativo che possa essere di vera risposta all'esigenza dei cittadini. Ha toccato il tema nella sua conferenza stampa. Eh, di Natale, anche dell'inchiesta di Report che ci ha eh, dato, lei diceva: Dati veri, si parte, Ha detto cose vere. Report, eppure nel Molise, toccato da questa inchiesta, dove eh, arriva anche qui latte tedesco per fare i prodotti che però poi sul mercato hanno un po' il marchio Made in Molise, genuinità ehm, o meglio chilometro zero perché. Eh, bisogna poi analizzare il concetto di genuinità eppure lei diceva a fronte di questa inchiesta che ha fatto tanto rumore poi nel Molise nessuno l'ha approfondita sì, con molta tristezza dico io che sono figlio di contadini che ho sempre lavorato da bambino con latte anche mungendo e anche portando il latte al caseificio noi avevamo in Trentino la grazia di avere la cooperativa del latte, casificio sociale, quindi si portava lì, tutti lo portavano lì, eccetera. Anche noi da bambini portavamo il secchio del latte. Che cosa noto? Che non c'è stata ad esempio una risposta in maniera ufficiale e saggia dell'assessorato. L'assessorato non ha detto una parola. Non c'è stata una parola dei, dei, delle associazioni di coltivatori degli allevatori, del mondo della camera di commercio. Tutto questo ci ha fatto molta tristezza, perché vuol dire ancora una volta il Murise subisce ma non si difende. O meglio, va assunto la provocazione, va vista quanto L'accusa del latte straniero incide realmente perché non è poi vero che così tanto latte arriva e tanto latte viene utilizzato. O meglio, ancora più saggiamente, bisogna dire anche il latte straniero tedesco è buono, va utilizzato da noi in questi canali. In molti caseifici hanno due catene di produzione: una con il latte locale che va ai formaggi e che va alle realtà più specifiche della produzione delle mozzarelle. E uno il latte tedesco che va per, la, per le, la mozzarella che va nelle pizzerie, che non, è, non ha le stesse esigenze che deve avere la mozzarella sulla tavola. Allora, già dire questo in un servizio chiaro o una difesa articolata, cadenzata e ben documentato sarebbe importante, perché altrimenti questa realtà sommaria crea un clima di sospetto. Ah, ma non è vero che l'atte è molisano. Perché non è vero? Perché non crederci? Non crederci perché non abbiamo saputo distinguere, non abbiamo saputo dire linea A, linea B o anche linea C. Questo è il difetto che noi notiamo. Ecco perché noi abbiamo come diocesi, dal punto di vista della pastorale, non tecnico, abbiamo fatto alcune analisi che sostanzialmente sono queste, mi permetto di anticiparle, poi faremo a suo tempo. Prima, dare chiarezza, ed è la cosa che noi sempre diciamo, certe trasmissioni non sono fatte per informare, ma sono fatte per accusare, e questo non ci piace perché l'accusa non produce mai la crescita, l'informazione sì, l'accusa crea solo confusione, come è avvenuto anche questa volta. Quindi se loro non ci danno notizie esatte, creiamole noi. Ecco allora l'appello che io faccio anche agli organi di stampa presenti o televisivi, no? un bel servizio alla RAI nel settimanale che loro fanno, voi in quattro pagine di chiarificazione con testimonianze, dati, eccetera. Secondo punto, le stalle devono impegnarsi a fare prodotti di massima qualità e questo devo dire che i contadini nostri sono veramente eroici. Chi si alza alle 5 di mattina, tutto l'anno, anche il giorno di Natale, o addirittura il giorno in cui si sposa. Prima vanno e poi, per dire, notizie di eroismi meravigliosi che ho visto stalla per stalla. Terzo elemento. A quel punto il caseificio deve lavorare in sinergia. Se lavora latte molisano, lo dica. Se lavora latte tedesco, lo dica. Perché la chiarificazione non toglie. Io che so e che compro la mozzarella... Guardo la produzione e mi fido, altrimenti sembra tutto una, cosa, una nebbia attorno a questo Quarto, il produttore: il produttore che ha in mano i prodotti deve compiere un'azione di coscientizzazione e dire: sì, questo prodotto fatto in Molise per il Molise costa qualche centesimo in più, lo compro volentieri. È il prezzo della solidarietà, per cui volentieri io intervengo, pago di più perché so di raggiungere un prezzo vero che andrà a beneficio del mio territorio, della mia terra. Quinto elemento: educare, educare i consumatori, educare a scuola, creare lentamente un cammino di cooperazione. Negli anni 30-40 anni fa c'era una grande cooperativa del latte molisano, poi è fallita, Sarebbe capire di perché. Allora bisognerebbe dire vogliamo arrivare a, questo, a questa meta? È possibile, non è impossibile. Con piccoli passi informazione, per esempio all'università fare corsi di specializzazione sulla realtà cooperativa cioè iniziative di formazione verso il futuro, cooperative di comunità e il mondo cammina in questo senso. Guai se noi restiamo bloccati. Ecco i cinque punti. Allora vi permetto di dire informare. La, eh, la realtà locale deve essere di qualità nelle stalle. I casifici devono essere onesti e chiari, potremmo dire trasparenti. Il consumatore deve saper fare anche un piccolo sacrificio, le scuole devono preparare il futuro dei propri bisogni. Questi sono i punti importantissimi che possono aiutarci. Ora, anche una trasmissione come questa ci ferisce, ma anche ci stimola. È più povero il Molise in questo anno, visto dal vostro osservatorio? Cambiamo un po', argomento, argomento questo anche molto importante, purtroppo non. Non felice. Lei parlava anche dei tanti senza tetto e allora mi chiedo e le chiedo ehm, dal vostro osservatorio mh, che è privilegiato perché voi assistete eh, chi non ha come mangiare, come pagare una bolletta, dove andare a dormire con le caritas sul territorio, i centri di accoglienza. Mh, è più povero il Molise rispetto all'anno scorso? Uh, continua questo fenomeno di impoverimento legato purtroppo anche al fatto che tanta gente ha perso il lavoro e continua a non trovarne un altro. È più povero, di direi che siamo impoveriti più che poveri, la realtà globale non ci ha permesso di fare una, un salto di qualità nel recupero, i giovani che escono dal morire per lavoro, spesso anche mitizzando. Lavoro in Inghilterra, si pensa, poi si vede che la Brexit creerà pasticci a, loro, a tutti loro. Quindi non è poi è vero che fuori si stia meglio, però la mitizzazione c'è. Il terzo elemento che impoverisce è il fatto che il lavoro, chi lo perde... La crisi della GAM, che non ha risolto, se non in maniera assistenziale, il ritiro dei amadori, che ci ha rattristato tantissimo, la questione del latte oggi, la crisi, la confusione sulla sanità, l'esperienza delle strade che non migliorano, e questo è un danno gravissimo, la situazione complicata delle realtà amministrative locali, per cui l'ente provincia non si sa che cosa debba fare. O non debba fare. Ecco, la politica che non dà risposte complete, vere, sincere, ecco, tutte queste cose sono elementi di grande preoccupazione, da così come io ve lo elencati così come mi vengono dal cuore. Un elemento, se vogliamo, di tamponamento della povertà è stato il reddito di cittadinanza. Per cui io ho sempre meno persone, ad esempio il settore Rom. Che si affacciano perché l'hanno preso quasi tutti, e meno male, e grazie a Dio. Ma la domanda è quanto durerà? Se ha inciso sulle radici o sulle foglie, noi temiamo che abbia inciso sulle foglie che cadono e poi diventeranno ancora più amare l'esperienza di vita senza l'assistenzialismo. O meglio, forse bisognava incidere. Ecco la critica che io feci tanti mesi fa al reddito di cittadinanza, ha tamponato ma non ha risolto perché non ha inciso sulle strutture di povertà, non ha creato voglia di farcela, cambiamento, coraggio nuovo, opportunità di lavoro, cooperative piccole di accompagnamento, iniziative sociali di riscatto. Ha solo accontentato e chiuso gli occhi alla miseria. Questo sì, ma non è sufficiente e non basterà. Per cui finito il reddito di cittadinanza, questi problemi esploderanno ancora più gravi, perché quando una famiglia vive di corretto, in certo senso si accontenta. Quando finisce, che succederà? Quindi è ancora di più importante... Non giocare con la gente dicendo io ti do un aiuto, io ti do un'assistenza, non un aiuto. È diverso. Io te lo do perché tu possa renderti protagonista. Ma finora il Regio di cittadinanza non ha creato nessun posto di lavoro. Questo è il grave che è successo. Non ha creato uno stimolo al lavoro, non, ha, non è premiante quanto tu abbandonando l'essenzialismo entri in gioco con l'attività lavorativa oppure dai un aiuto all'azienda che assume e non a tu che hai i, quei 500 euro e ti accontenti. Ecco queste sono le cose che possiamo leggere in generale. E c'è qualcosa di positivo invece? Che vede in questa nostra società che le fa pensare che comunque il Molise ha un futuro? Certo che ci sono tante cose belle. Per esempio, io ne, come vi ho elencato le criticità vi elenco anche le perle. Primo, la riscoperta del tipico. Oggi nessuno più compra a caso, ma compra quello che gli piace, che ha un sapore del luogo. Il chilometro zero sta diventando veramente un mito positivo. La campagna amica che ha premiato i contadini onesti e veri, che si sono impegnati a dare il prodotto di qualità a un buon prezzo e vedono che il loro sacrificio è ricambiato. Terzo, molto bello la riscoperta dei borghi. I borghi oggi vivono un'esperienza nuova. Un ristorantino aperto in un luogo con un borgo vicino a un castello fa fiorire, fa pregare, fa... Fa non più piangere, ma sognare. È diverso un ristorantino, un luogo dove vedi che respiri il passato, è questo che sta avvenendo. Per cui anche questo elemento positivo a cui contribuisce molto la Chiesa, perché la Chiesa, il Borgo, il paese, tutte queste cose a noi ci crediamo da sempre e le abbiamo sempre sviluppate e sono di grandissimo aiuto. Altro elemento importante è. La coscientizzazione sul creato, i giovani sono per noi un modello, anche spinti da, Gre da Greta Thunberg i ragazzi si stanno svegliando e lanciano appelli chiari. Gli adulti, come abbiamo visto a Madrid, poco hanno compreso la gravità dei fatti, o meglio hanno compreso ma non hanno la scelta politica efficace. Però i giovani sono un elemento molto positivo, un altro elemento sono proprio le scuole, scuole sono cambiate, le scuole sono diventate attive, io vado spesso a scuola ma vedo che ogni anno crescono di interesse, di, di offerta formativa, quando l'open day, cioè oggi una scuola è fiera di quello che fa, non è più uffa andare a scuola, io li vedo cambiati, li vedo cresciuti, li vedo positivi e un altro elemento è che Pur dentro la confusione della sanità, la sanità oggi sa dare risposte a malattie che un tempo, penso al caso, al caso dei tumori, tantissimi fatti oggi possono essere risolti e questo non è frutto del, della magia di, del mago Merlino, ma è frutto di impegno, di ricerca. Appunto, per esempio, la Teleton, no? la campagna, tutto questo... Dimostra, ecco, l'altro elemento è la crisi del volontariato. Pensavo solo alla mensa, dove 600 persone ruotano come un orologio, silenzioso, a me tocca il secondo mercoledì del mese. Ora noi 7-8 ci muoviamo, sappiamo già. E ci sono cose, Don Franco, che le coordina, l'esperienza de loro delle parrocchie che lanciano. E poi molto bello è che la Chiesa sta dando risposte vere con grande fatica, pur tra mille problemi, però oggi chi riesce a dare risposte belle è veramente un annuncio vero di Gesù Cristo che ti viene a dire non avere paura. Quello che ieri la Chiesa ha detto leggendo la parola di San Giuseppe, non temete, non temere. Ecco, c'è questa grande consapevolezza che alla fine... Una processione, un paese, un testo biblico, un momento liturgico, una messa bella fatta bene, sazia il cuore. E ancora oggi è vero, e il Molise, poi di più di ogni altro, sentiamo questo aspetto, perché qui la secolarizzazione, pur arrivata, non è stata devastante, ha messo in crisi certe cose, ma ha retto nell'insieme la risposta e la proposta ecclesiale nei confronti della salvezza, nei confronti di Gesù Cristo. Ecco, io vi ho fatto un quadro critico, ma anche un quadro, un quadro delle perle. Ora a voi. E la politica, padre Giancarlo, quella locale, quella regionale, quella della città di Campobasso, che sono peraltro disegno eh, diverso, le dà le risposte, secondo lei, e come le sta dando? Io direi un verbo cerca di farlo, cerca di farlo, anche loro. Se avessero più concretezza, più coordinazione, più incontri attorno a un tavolo, più capacità di mettersi insieme, non in senso repressivo, ma in senso propositivo, perché le multe arrivano subito, ma gli aiuti arrivano tardivi, no? allora tutto questo lavorio importante sarebbe molto bello poterlo fare. La lentezza si nota dell'insieme. Ma credo anche che la complessità dei problemi talvolta complichi le cose, per cui non ho il dito puntato sulla politica. Sono rammaricato perché la vorrei più, più libera, più efficace, più propositiva soprattutto. Ecco quello che io posso dire, lo vedo anche per la Diocesi ovviamente, è chiunque guida una realtà. Adora questo aggettivo che è lungimirante. La vorrei più lungimirante. La mia diocesi vorrebbe essere più lungimirante ed è il tentativo che facciamo faticoso ma positivo con l'esperienza del sinodo. Nell'insieme però la lungimiranza è ciò che rende autentica la politica. Il Papa dice non agite sulle foglie, agite sulle radici. Le foglie sono verdi ma cadono. Le radici, anche, quelle, anche durante gli inverni freddi, c'è un bellissimo proverbio che dice le radici profonde non gelano. Ecco l'augurio che io faccio, che la politica non giochi sulle foglie. Basta vedere quante foglie sono cadute recentemente ma giochi sulle radici, perché quelle radici positive daranno sviluppo, pace e fratellanza, come ha augurato il Papa in questo messaggio di pace, no? dove dice la pace è vera se crea tre cose, se crea speranza, fratellanza e appartenenza. Infine il suo augurio ai Molisani, a tutti i Molisani per questo Natale 2019. Mi augurio di crederci, di avere fiducia, di non spaventarsi, soprattutto di vincere la paura. Il grande nemico in questo momento è la paura. In termini popolari diciamo ciò che ci frega è la paura. Sostituiamo ora la paura non con un rimedio andando ai maghi o cercando chissà dove, ma recuperando i valori, leggendo libri buoni e soprattutto... Aprendo il Vangelo, credendo nel Presepe scoperto anche dal Papa, e in quella statuetta che mettete Gesù bambino, mettete voi stessi, metti la tua famiglia, metti il tuo bimbo, metti il tuo cuore, metti il tuo futuro. È possibile cambiare perché il Presepe dice che il cambiamento non è venuto da una città grande, Gerusalemme, ma da un paesucolo qual era. Betlemme e poi Nazareth. E ora vuol dire che anche il Molise può farcela, perché guarda questi due paesini e dice, beh, loro ce l'hanno fatta, possiamo farcela anche noi. Buon Natale a tutti. E allora eccoci tornati in studio, tanti gli spunti di riflessione che saranno più o meno colti sicuramente anche nelle prossime ore, nei prossimi giorni, quando smaltiti i giorni proprio di festa e di pausa, si tornerà. A discutere, a programmare il 2020. Ma come vi dicevo, eh, voglio mh, regalarvi anche qualche momento un po' più eh, lieto e più, come dire, spensierato. Per esempio, a Campobasso vi riporto con me nella chiesa di San Bartolomeo, dove si è tenuta un'iniziativa organizzata dall'associazione Cuore Non Mente, Fumetti, Il canto di Natale di Dickens, con la voce di Luca Visconi, ci racconta tutto, ci fa vedere tutto. In questo servizio la collega Cristina Niro. Quello organizzato dall'associazione Cuore Non Mente è stato certamente un evento speciale, capace di coniugare in una simbiosi perfetta la magia della tradizione natalizia. Con l'originalità del progresso. Quindi, lo scenario incantato della chiesa di San Bartolomeo nel cuore del centro storico di Campobasso. Un moderno laboratorio di fumetti con i maestri della Bonelli che, per un giorno, hanno regalato una lezione di trucchi del mestiere a giovani appassionati e poi il fascino dal cuore antico ma mai passato del canto di Natale di Dickens. Siamo fortunati di avere la possibilità, grazie al sostegno della parrocchia di San Paolo, già iniziato con Don Giovanni Diodati e adesso sta proseguendo il nostro cammino con Don Franco, di avere a disposizione questo spaccato di città favoloso che tutti conosciamo ma che per tanto tempo è rimasto abbandonato a se stesso, in balia dei vandali, eh, che l'hanno imbruttito molto tanto che andarono nel dimenticatoio. Dieci anni fa con, con i ragazzi della parrocchia e dell'associazione Coronamento abbiamo eh, dato una ripulita al luogo che piano piano ha riacquistato la sua dignità. E per, far sì che non tornasse nell'abbandono abbiamo concentrato la nostra attenzione sugli eventi su culturali e sulle nostre passioni qui a San Bartolomeo. Dicevamo i fumetti, anche i più pigri nella lettura almeno una volta nella vita avranno avuto tra le mani uno di quei giornali con disegni capaci di raccontare storie fantastiche e trasportare la mente in posti altrimenti inimmaginabili. Il fumetto è, è un linguaggio che... Ha diciamo molte possibilità eh, di raccontare una storia, alcune ancora non, non, non sviluppate, cioè è uno di quei linguaggi in, sempre in, in, in via di sviluppo. Eh, anche perché la, la, ti permette molte libertà che magari altri mezzi, per, via, per ovvi motivi, non, non, non ti danno. Come nasce un fumetto? Ecco, come nascono queste storie capaci di catalizzare l'attenzione e di trasportare il lettore in un mondo diverso? Ma nascono da un'idea. In genere c'è uno scrittore che in qualche lunga notte insonne magari ha sognato qualcosa di troppo e da lì è nata quella che è il germoglio poi di una storia a fumetti. Da lì c'è tutta una produzione molto professionale e seria. Lo scrittore prima di tutto andrà a fare un soggetto, subito dopo una sceneggiatura, che passerà in mano all'editor, dall'editor si passa al disegnatore, dal disegnatore si va al colorista, che tra parentesi è anche la mia professione primaria in Bonelli, quindi sono in quella sezione lì. E subito dopo al letterista e poi al lettore. Dopo il fumetto, la magia di Dickens e del suo canto di Natale, che ha preso forma nella splendida interpretazione degli attori Aldo Gioia e Francesco Vitale, nella musica dal vivo con Luigi, Bove al piano, Serena Minicucci, voce solista, e lo straordinario coro degli amici di cuore non mente. Poi la narrazione della profonda voce dell'attore, doppiatore, regista Luca Violini, inconfondibile timbro delle reti nazionali. Ci piacerebbe sapere la voce di La Sette che pensa di questa Campobasso e di questo Molise. Campobasso è bellissima, secondo me. Il Molise è questa regione piccola ma piena di emozioni. Quindi, quando sono stato da amici a Capracotta o in giro a Vasto Girardi, eccetera, sono sempre rimasto a bocca aperta. In questo momento storico molto confuso molto con tanti problemi. Qualcuno che ancora crede nelle emozioni c'è, qualcuno che crede nei sogni c'è. Credo che sia molto importante tutti noi ritornare a credere nei sogni, a credere nelle emozioni, a credere nel condividere. E questa sera condivideremo qui, in questo luogo straordinario, Canto di Natale di Dickens. Che è una storia, secondo me, estiva e invernale. Non è solo a Natale. Volevo chiederti gli auguri, ma a questo punto non c'è augurio più bello di quello che hai detto poc'anzi. Grazie. <ride> auguri a voi. Auguri a voi. Ciao. e infine un momento di gioia dove purtroppo spesso tutti i giorni regna la sofferenza perché parliamo di un ospedale il Cardarelli di Campobasso ormai è tradizione ogni anno il concerto di Natale eh, del circolo musicale Pietro Mascagni di Rippa-Limosani. un momento di gioia in un luogo dove convivono la sofferenza ma certo anche la speranza. Il commissario dell'ASREM Scafarto ha sottolineato che la sanità pubblica è un bene prezioso a cui non bisogna rinunciare e Pierluigi Boraggi ne ha raccolto però anche la testimonianza di chi organizza il concerto, in particolare Antonietta Licianci, la coordinatrice della direzione sanitaria del Cardarelli e poi ha ascoltato Tonino Di Lauro del circolo musicale Pietro Mascagni e infine anche Davide Vitiello dell'Associazione Culturale La Mantigliana che ha eh, diciamo, eh, tenuto un po' le fila del pomeriggio vissuto in maniera più allegra e lieta al Cardarele di Campobasso. Vediamo il servizio. A Natale nessuno deve essere lasciato solo, portare un momento di gioia in un luogo dove convivono sofferenza e speranza è un'azione nobile, meritevole di essere apprezzata per far passare il messaggio che la comunità si prende cura di tutti e non lascia indietro nessuno. Ed è proprio questa la mission del concerto di Natale al Cardarelli di Campobasso, un concerto che si ripete da 15 anni e dedicato a pazienti e personale. È un momento musicale per quei malati e le famiglie dei malati dipendenti che a Natale non possono essere a casa. E quindi è un momento diciamo, di gioia anche per i malati. Sicuramente la musica è quella che allevia all l'animo anche durante i momenti tristi della nostra vita. Come ormai da tradizione ad esibirsi è stata l'orchestra del circolo musicale Pietro Mascagni di Ripalimosani, chitarra, contrabbasso, mandolini, fisarmonica, una musica soave, esaltata dalla sontuosa voce del soprano Laura Di Rito. Opere dell'Ottocento, melodie popolari, con gran protagonista Sua Maestà Il Mandolino e quest'anno una novità molto apprezzata. Questa edizione è un'edizione speciale perché come sorpresa a metà concerto avremo anche la natività, praticamente l'ultimo nato in neonatologia scenderà con i genitori accompagnato da due angeli della Croce Rossa italiana che con i violini l'accompagneranno nella capanna che abbiamo predisposto e si uniranno all'orchestra. Auguri a tutti. Un'attività portata in scena dall'associazione culturale La Mantigliana. La Mantigliana nasce nel 2012 proprio con l'obiettivo di valorizzare le tradizioni legate nel, in particolare all'aspetto relativo ai costumi storici è un piacere in questa occasione presentare anche una rappresentazione scenica della natività all'interno appunto del concerto di Natale. Un modo ecco per tenere saldi i legami con una festività come quella del Natale in uno scenario di sofferenza di cura importante come quello dell'ospedale. Cardarelli di Campobasso. Concerto seguito con attenzione dalla commissaria dell'Asrem Scafarto che nel suo breve intervento ha sottolineato che la sanità pubblica è un bene prezioso cui non bisogna rinunciare. E allora davvero è il momento solo di augurarvi buon Natale, e buone feste, fuoco incrociato come sempre, torna dopo la pausa per eh, le feste di Natale e Capodanno, davvero non mi resta che farvi un caloroso augurio di buon Natale e buon 2020. Questa puntata, come sempre, è in replica domani pomeriggio su Teleregione alle 16. Poi potrete riguardarla quando vorrete sul sito teleregionemolise.it alla sezione Fuoco Incrociato. Buona serata e buon Natale!